con il sostegno del Comune di Pordenone, Provincia, Regione, Banca Popolare Friuladria e Camera di Commercio, prenderà il via il 15 settembre la nona stagione di spettacoli del Teatro Verdi di Pordenone, che assicurerà un cartellone di eventi di qualità, di grande interesse e con un maggior numero di spettacoli, pur in presenza di un'ulteriore restrizione dei contributi pubblici. Il teatro tiene, anche se noi abbiamo avuto, da quando sono presidente io, un taglio di contributi di circa il 20%, che tradotto in cifre vuol dire 300.000 euro. 300.000 euro è l'intera stagione della prosa, quindi si può capire da questo come la crisi incide. Noi avremo una stagione molto ricca, più di 100 appuntamenti, molto variegata, e soprattutto mi piace sottolineare questa cosa: la crisi colpisce soprattutto le famiglie e noi stiamo cercando di contenere i costi, di abbattere anche i costi degli stessi abbonamenti, e quindi cerchiamo di dare più qualità, paradossalmente, ma a prezzi, per chi poi verrà a teatro, sicuramente, voglio dire, imbattibili. Quello che oggi ci sarà presentato è assolutamente in linea. Voi sapete che c'è questo modo di dire che avremo un rinascimento industriale, no? Ne parlano negli Stati Uniti, se ne comincia a parlare anche in Europa, e una delle cose che viene detto è che probabilmente la nuova figura dell'ingegnere dovrebbe essere capace sì di leggere algoritmi complicati, ma dall'altra parte di aver letto e aver visto Re Lear di Shakespeare, per dire quindi che abbiamo bisogno di persone con una cultura ampia, perché è quella che porta l'innovazione. Il nostro teatro diventa uno dei punti di riferimento in città proprio per consentirci di avere queste visioni diverse del mondo.